Ciao, stai facendo un lavoro che non ti piace? Ti senti intrappolato in una routine quotidiana che non è creativa? Sei costretto a fare molte cose quotidianamente che ti annoiano? Eh beh, la trappola non è fuori, ma è dentro di te, nella tua mente. Si può risolvere, si deve risolvere. È determinante. La routine del mattino. Certo, oggi va di moda questo, indicare la routine del mattino come un importantissimo strumento di cambiamento, ed in effetti lo è, lo è. Peccato che la maggior parte di coloro che indicano la routine del mattino come strumento di cambiamento si dimenticano proprio di quei pochi secondi che sono in verità lo strumento più importante. Se fai un lavoro che non ti piace, se ti senti intrappolato in una routine non creativa, è sicuramente perché hai lasciato entrare il mondo dentro la tua mente, anziché prendere la tua mente, utilizzarla come un mezzo per raggiungere i tuoi obiettivi. Anziché essere tu ad usare la tua mente, hai lasciato che fosse il mondo ad usarla. Perché? Perché continuamente hai visto altre persone che fanno cose interessanti e continuamente ti sei detto: ah, io potrei fare questo, ah no, potrei fare quello, ah no, forse dovrei fare quell'altro, sempre sull'esempio di ciò che ha dato successo agli altri, senza mai fare focus su te stesso e concentrarti sul tuo vero cuore, sulla tua ghianda che contiene tutta la tua quercia, tutta la missione della tua anima. I giapponesi questo lo chiamano Ikigai. Io ci ho scritto un libro che ha avuto tanto successo perché è davvero un argomento importantissimo per ciascuno di noi. L'Ikigai, la nostra missione, ciò per cui vale la pena vivere, ciò per cui sei venuto, che poi è quella cosa che quando ti svegli al mattino ti fa aprire gli occhi e ti fa sentire felice di avere una giornata davanti. Devi assolutamente trovare il tuo Ikigai e utilizzare la tua mente come strumento per la realizzazione del tuo Ikigai. La tua mente deve essere al servizio della missione della tua anima, non di tutti quegli obiettivi fallaci che continuamente il mondo ti propina attraverso le figure di tutte queste persone che ce l'hanno fatta in questo, ce l'hanno fatta in quello, ce l'hanno fatta in quell'altro campo, e allora sì, ce la posso fare anch'io, posso tentare di fare anch'io questo, di fare quell'altro, di fare quell'altro, e così continuamente sei come dentro un frullatore e ti distrai. Ti distrai, ti dimentichi di guardare cosa c'è nel tuo cuore. Magari nel tuo cuore c'è una missione che nessun altro ha compiuto. E quindi devi fare qualcosa di assolutamente nuovo, originale, creativo. O forse qualcosa che anche gli altri fanno, ma in un modo assolutamente unico, originale, creativo. E fin tanto che ti ostini a guardare fuori e a prendere esempio dagli altri, non troverai mai questa cosa vera, autentica, dentro di te, la tua ghianda. E allora torniamo alla routine del mattino, che è fondamentale per sviluppare la tua ghianda, per essere in armonia, per sintonizzarti sempre di più con il tuo Ikigai e realizzarlo. La routine del mattino è fondamentale. Ma non è quella cosa che continuamente ti suggeriscono: allora svegliati presto, fai la ginnastica, mangia sano, fatti il tuo frullato di verdure, piuttosto che di radici.
sì, tutte queste cose sono importanti, certamente. Sono la prima a credere nell'importanza del cibo sano. Ho scritto un libro anche su questo, un libro davvero particolare che ti consiglio vivamente di leggere perché va al di là di tutte le diete che anche qui continuamente vengono propinate da destra e sinistra. Il cibo del risveglio, che porta l'attenzione su un altro aspetto, quello più profondo, simbolico, del cibarsi. Perché fin tanto che quello non è compreso o è travisato, e allora il rapporto col cibo non sarà mai un rapporto sereno, felice, veramente costruttivo. Sono la prima a dire che è importantissimo il tuo frullato, la tua colazione, fare allenamento. Beh, come insegnante di yoga sciamanico, vuoi che non ti consigli di fare una bella sequenza fluida di yoga sciamanico ogni mattina, che oltre che stirare il tuo corpo, allungare i tuoi muscoli, darti elasticità, rinforza tutta la muscolatura e anche ti aiuta a respirare meglio, lavora intensamente sul cuore, sulla respirazione. E vuoi che non ti consigli di fare la sequenza fluida? Certamente, le insegno le sequenze fluide. Anzi, nel mio canale YouTube puoi trovare diversi video che te le mostrano. Certo che ti consiglio di fare una colazione sana, di fare ginnastica, di svegliarti presto, certo, prima del sorgere del sole. È molto importante. E di fare tutte quelle attività in cui credi. Come maestra del mantra madre, ovviamente ti consiglio di fare le pratiche spirituali del mattino. Purtuttavia, ci sono quei pochi secondi che sono determinanti per il tuo ikigai e che sfuggono quasi a tutti. Sono quei secondi. Quei secondi quando ti sei appena svegliato, hai appena aperto gli occhi e sei ancora nel letto, sotto le tue coperte. Ecco, non muoverti, non muovere il corpo. Appena ti accorgi di essere sveglio, rimani immobile, nella posizione in cui ti sei svegliato. E osserva le immagini. Quello è un momento magico. È un momento di perfetto equilibrio tra il visibile e l'invisibile, tra l'underworld, il mondo infero, il regno dell'invisibilità nel quale hai viaggiato durante la notte e il mondo di mezzo, il mondo della veglia, il mondo della manifestazione del visibile. Quello è un momento magico in cui sei perfettamente in equilibrio tra i due mondi. Dura pochi secondi, ma in quei pochi secondi le idee che contano, le idee che contano sono lì con te. E in quel momento che devi coglierle, ringraziarle, aprirti, essere disponibile verso queste idee. È lì in quel momento che il tuo spirito guida ti parla, in quei pochi secondi puoi sentire chiaramente la sua voce. Quei secondi sono fondamentali. Appena ti svegli, appena ti rendi conto che sei sveglio, non muovere il corpo, resta immobile e lascia i tuoi pensieri liberi, liberi di fluire, 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 fluire. Rimani lì. Osserva questo flusso. In mezzo a questo flusso arriverà un'idea, un'altra idea. E dirai, wow, questo sì che è un'idea importante. Ricordala, registrala, tienila con te. Le idee, come ben sapevano gli antichi, sono dei, sono dee.
Gli sciamani dicono sono archetipi, sono spiriti. Gli psicanalisti dicono sono archetipi, gli sciamani dicono sono spiriti, per gli antichi erano dei, dei. La grande idea che ti arriva al mattino, tienila lì, tienila con te. Parlale come fosse una dea, uno spirito. Ti prego, stai con me. Non lasciarmi. Dammi la forza di perseguirti, di realizzarti, di evocarti, di manifestarti. Stai con me. E poi muoviti, svegliati, fai tutto quello che devi fare nella tua routine del mattino, ma ogni tanto ricordati della dea che è venuta a te in quei pochi istanti e continua con essa il tuo dialogo. Sei qui con me? Ehi, mi raccomando, stai qui, eh? Ti prego, dammi la forza, aiutami a superare la mia esitazione. Pochi secondi durante la tua giornata di immersione cosciente, Omi, 1 minute immersion, almeno una volta durante la tua giornata, ricordati della Dea, evocala. Da una parte avrai la Dea, dall'altra la tua esitazione. Allora, devi comprendere che la mente, quando si trova a fronteggiare un Dio, una dea, una vera idea, che non è mai un suo prodotto, ma è qualcosa che la sovrasta, ha paura. E la mente, di fronte all'idea vincente, all'idea che può realizzare il tuo Ikigai, la missione della tua anima, ha sempre paura, esita. Allora devi continuare a dare forza alla Dea, ad evocarla con intensità e devi impedire alla tua mente di voltarsi dall'altra parte, di fuggirla, di evitarla o addirittura di mettere un velo sopra questa Dea per nasconderla alla tua consapevolezza. E così giorno dopo giorno, se tu pratichi Omi su quest'idea e ogni mattina appena ti svegli hai cura di evocare quest'idea, vedrai che quest'idea si amplia, prende forza sempre di più. Quei pochi secondi appena ti svegli sono fondamentali, perché evochi la Dea e le dai forza, le dai forza. Vedrai che in quei pochi secondi ti arriveranno tanti pensieri, tante immagini, ma sono tutte libere dalla paura e dall'esitazione. Perché in quei secondi tu sei nella grande terra di mezzo, sei nell'equilibrio tra visibile e invisibile, tra vita e morte, tra conscio e inconscio, e quindi non hai paura, non è presente l'esitazione, la paura della mente. E allora quei pochi secondi sono fondamentali per dare forza alla Dea, per evocarla, per attirarla a te con sempre maggiore intensità, per permettere alla Dea di incarnarsi nel tuo corpo e nella tua vita. E dopo, durante la giornata, almeno una volta, pratica Omi, 1 minuto di immersione cosciente in cui ti relazioni con la Dea. Rimani con me, dammi la forza, malgrado la mia mente di fronte a te esiti e abbia paura, tu dammi la forza di realizzarti, di manifestarti nella mia vita. Ti posso garantire che se tu pratichi in questo modo, realizzerai i tuoi obiettivi e presto non sarai più
intrappolato in una vita non creativa, in una vita in cui sei obbligato a fare ciò che non ti piace e che diminuisce la tua energia, perché tutto ciò che non è creativo, tutto ciò che non ti piace e che sei costretto a fare, diminuisce la tua energia. Pratica in questo modo, mandami tutte le tue impressioni, le tue domande, le tue condivisioni scrivendo nei commenti. Io cerco sempre di leggere tutto e di rispondere a tutti. E se vuoi un aiuto in più, leggi Ikigai, ciò per cui vale la pena vivere, il mio libro, edito da Hermes Edizioni. Puoi leggerne anche solo qualche frasetta ogni tanto. Ti aiuta a stare in contatto con le tue grandi idee e a manifestare il tuo Ikigai. E noi ci vediamo al centro della lingua del drago, dove l'impossibile è solo la base di partenza per creare infinite possibilità. A presto!